Buonasera, benvenuti allo spazio di approfondimento economico proposto ogni settimana da Confindustria Chieti Pescara e Rete 8. Nella puntata di oggi ci occupiamo nuovamente di leadership e ci chiediamo come questo concetto debba essere rivisto in un momento storico come quello che stiamo attraversando, in cui le dinamiche si susseguono in maniera veramente molto repentina. Quindi ci chiediamo se le organizzazioni produttive devono essere più agili e tenere in considerazione questi cambiamenti, e la cosa ancora più importante, se si debba iniziare a parlare di leadership non con un approccio verticale, bensì in un'ottica di collaborazione orizzontale. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi, tutti qui in studio. Iniziamo da un ospite che torna a trovarci. Abbiamo Andrea Bonanni Caglione, avvocato of counsel presso Deloitte Legal Italy. Buonasera. Buonasera. Ancora abbiamo Claudio Bonasia, questa volta in presenza, che si occupa di Management Consultant. Buonasera. E abbiamo una nuova ospite, Elisa Antonioni, imprenditrice, direttore di Sinergie Education. Buonasera. Buonasera. Questo e il nostro parterre, questi sono i nostri ospiti, quindi con loro iniziamo ad occuparci di questi temi. La prima domanda va al nostro avvocato, al quale chiediamo una considerazione relativa alle gerarchie, come queste si stanno evolvendo secondo quella ottica di collaborazione di cui parlavamo prima. Vale però la pena citare quali sono le competenze di Bonanni Caglione, che si occupa di forme contrattuali flessibili, di gestione dei rapporti di lavoro e di relazioni industriali. A lei la parola. Grazie. In realtà penso che già descrivendo le competenze, no? Viene un tempo parlavi di avvocato, era facile dire fa diritto del lavoro, ma in realtà il fatto che l'organizzazione sia diventata un qualcosa di molto più complesso lo si deduce già da quando raccontiamo di che cosa ci occupiamo tutti i giorni. Lo schema tipico che vede nella subordinazione una relazione verticistica era uno schema molto comodo, tipico di organizzazioni ormai probabilmente datate. È un po' tipico che ogni volta che una collettività inizia a organizzarsi sceglie lo schema della subordinazione verticale perché è il più comodo, il più facile. Basti pensare agli eserciti, basti pensare a tanti, sono tanti gli esempi. La fabbrica classica, terroristica, fordistica, nasce con questo schema, però poi succede qualcosa, succede che la società tende a evolversi, per cui le persone non sono fatte semplicemente per obbedire, ma sono fatte per essere coinvolte intorno a progetti e obiettivi da raggiungere. E man mano che la società cresce da questo punto di vista, anche il concetto di subordinazione deve essere capace di leggere questa diversità. E per farlo la devi reimmaginare, devi immaginare qualcosa di diverso. Quindi la verità è che oggi in azienda non si collabora più in maniera verticale, non c'è un qualcuno che dice cosa fare, c'è un qualcuno che organizza l'obiettivo verso cui tendere, questo sicuramente sì, perché sennò sarebbe una collettività disorganizzata. Una volta identificato l'obiettivo verso il quale tutti quanti tendono, in realtà i team tendono ad essere molto più orizzontali, ognuno cerca di dare il suo apporto sulla base delle proprie attitudini, di quello che ama, di quello che sa fare, di quello che riesce a portare, del valore aggiunto che riesce a portare al progetto delineato dall'imprenditore, sicuramente perché resta in capo all'organo verticistico il compito, l'onere e l'onore di scegliere l'obiettivo, ma poi tutti quanti possono, molto più liberi in questo tipo di schema, di scegliere come collaborare. C'è una sentenza recentissima che è uscita, un tribunale si è occupato, no, di definire cos'è subordinazione nelle piattaforme digitali. Nelle piattaforme digitali la subordinazione si ha detto questo giudice, perché il comportamento non è libero, ma l'algoritmo ti impone un determinato comportamento per essere premiato. Allora capiamo anche lì, dove è una forma molto semplice di organizzazione del lavoro, addirittura tramite algoritmo, vediamo come viene fuori che sia subordinazione nel momento in cui c'è un terzo che determina l'obiettivo, la direzione verso cui andare. Non ti dice cosa fare, ma ti dice dove andare, ed è quello il nucleo essenziale, la nuova lente che ci consente di leggere il rapporto all'interno delle aziende in questo momento storico. Un nuovo approccio, appunto, come dicevamo prima. Adesso passo la parola a Bonasia, che si occupa di gestione manageriale e quindi ci può dare un feedback molto interessante, perché ha sviluppato un modello di leadership. Prego.
Allora, la leadership è una parola su cui sono stati scritti libri, volumi, se ne è parlato molto. Quello che a mio modo di vedere è più importante è riuscire a capire come si fa, come applicare in pratica, perché si può parlare, si può dire, ma l'importante è fare. Allora, ho immaginato di definire quattro elementi che caratterizzano il come fare, cioè io domattina voglio andare in ufficio e esercitare concretamente la leadership, come posso fare? La prima parola è ispira, quindi avere un modo di, una capacità di ispirare se stessi in primis, i propri collaboratori, i propri colleghi, i propri clienti, i propri fornitori, con un sogno, con una visione di dove l'azienda vuole arrivare, di cosa vuole essere. Allora, se il leader ha questa idea chiara e comincia a condividerla con tutti i partner che ha, evidentemente fa il primo passo. Il secondo passo è metti in condizioni le persone di esprimere al massimo il loro potenziale. Io combatto da anni per eliminare dal mio vocabolario e da quello altrui il termine gestione risorse umane. Si gestisce un negozio, un magazzino, le persone sono persone. Io lo sostituirei con valorizzare le persone, che è la prima cosa che un leader deve saper fare per riuscire ad aiutarle a esprimere al massimo il loro potenziale. E quindi è una sfida che si combatte e si concorre per raggiungere l'obiettivo, come diceva prima Bonanni. Poi il terzo elemento è energizza, perché anche qui una vecchia favola diceva il capo motiva i collaboratori. È una, veramente una cosa che non ha senso. Il capo può motivare se stesso e poi può sperare che con la sua passione, con la sua, il suo entusiasmo, di contagiare, la leadership riesce a energizzare e a coinvolgere i collaboratori se c'è questa forma di contagio. Allora, se il contagio arriva, le persone hanno voglia di collaborare con, e di fare con te senza essere sollecitate, spinte, ma sono loro stessi a proporre, a suggerire, a immaginare, perché capiscono che in questa maniera, facendo il gioco per l'obiettivo comune, si difende l'azienda, il proprio lavoro, la propria famiglia, il proprio futuro e quindi scatta una molla che esce dai meccanismi del vecchio comando e controllo che erano in voga nel Novecento. Da ultimo, dare l'esempio. Perché l'acronimo è IMED, ispira, metti in condizione, energizza, dai l'esempio. E allora qui la faccio facile facile. Se c'è da zappare un terreno, tu hai due possibilità come leader. Scrivere un libro su come si zappa, lo mandi in tipografia, fai correggere le bozze, lo dai ai tuoi collaboratori, speri che lo leggano e più o meno in 6 mesi forse saranno pronti a fare quello che c'è da fare. L'alternativa è che ti levi la giacca, la camicia, la canottiera e cominci a zappare. Quando vedranno correre il sudore su lungo la tua schiena, probabilmente dopo 50 secondi zapperanno tutti con te. E questa è la ricetta. Una ricetta che sarebbe da applicare con più frequenza, e ne sa qualcosa la dottoressa Antonioni, che in qualità appunto di esperta della gestione del capitale umano delle persone, perché leggo testualmente da oltre 20 anni si occupa di formazione e crescita manageriale, appunto a lei desidero chiedere qual è il suo, intanto il suo punto di vista rispetto a quello che abbiamo ascoltato, ma lei parla anche di business sostenibile. Prego. Il tema della leadership è un tema sul quale ci interroghiamo da tanti anni in azienda, proprio perché pensiamo che sia strategico per l'impresa determinare qual è il modello di leadership che vuole implementare, che governa le decisioni aziendali. E a questo proposito, anzi, mi sento di consigliare al nostro pubblico una lettura che può aiutare anche gli imprenditori o i manager a capire qual è il modello di governance che esiste all'interno della propria realtà. E parlo del libro di Frédéric Laloux, Reinventare le organizzazioni. Un testo che diciamo, riesce a classificare
i vari stili di leadership, i vari modelli organizzativi nei contesti più disparati. E ad ognuno associa un colore, quindi abbiamo la classificazione rossa, arancione, verde, e l'ultima viene chiamata teal, dal colore delle foglie del tè. E per ognuna ci sono delle caratteristiche. Probabilmente la riflessione qui è abbastanza, diciamo, open, nel senso che ci sono organizzazioni oggi rosse, arancioni, prevalentemente direi arancioni, che sono quelle gerarchiche, appunto, che sicuramente ancora oggi riescono a fare dei numeri, quindi a fare risultato. E questo gratifica evidentemente l'imprenditore e l'organizzazione e magari li convince di essere sulla strada giusta. È pur vero che viviamo in un mondo in grande evoluzione, dove le cose cambiano in modo estremamente repentino. E stiamo registrando, soprattutto post-Covid, dei diversi comportamenti legati proprio alle aspettative del personale, dei lavoratori, che probabilmente hanno bisogno, come diceva prima Andrea, di essere più coinvolti nelle dinamiche aziendali. E quindi abbiamo visto negli ultimi decenni aziende scomparire, dall'oggi al domani quasi, aziende molto grandi, proprio perché non erano state in grado di guardare un po' più lontano e di precorrere i tempi. Quindi per questo dico, la riflessione è aperta. E mi piacerebbe porre un interrogativo, che poi è quello che gli imprenditori si fanno sempre quando devono prendere una decisione, no? Quando, diciamo, si trovano a scegliere, si chiedono sempre quanto costano le diverse soluzioni. E qui la domanda è: quanto costa uno stile di leadership rispetto ad un altro? Probabilmente uno stile di leadership arancione, quindi gerarchico, richiede dei costi legati al controllo, richiede dei costi legati al turnover, perché chiaramente sono aziende in cui spesso si registra un turnover più alto. E le aziende diciamo più evolute probabilmente hanno un costo maggiore in comunicazione. Penso che la comunicazione sia una leva fondamentale all'interno dell'azienda, non sempre valorizzata, non sempre utilizzata al meglio, perché l'azienda è importante che comunichi prima di tutto alle sue persone qual è la missione, qual è il motivo per il quale si è lì tutti i giorni a compiere quel lavoro. È una ragione che sicuramente parte dallo stipendio e da ragioni economiche, voglio dire, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, ma non basta più per fare in modo che l'azienda progredisca ed evolva. L'azienda ha bisogno di condividere con le persone obiettivi un po' più elevati, che si preoccupi della crescita del personale, che si preoccupi delle esigenze e dei bisogni delle persone. Condivido pienamente, lei ha toccato un punto importante, appunto legato al discorso dell'organizzazione, dell'impostazione di una azienda, di un gruppo di lavoro. E durante il Covid abbiamo tutti quanti in un modo o in un altro visto come il modo di lavorare si è modificato. Ed è entrato in ballo il discorso dello smart working, che per i più era qualcosa di quasi sconosciuto. E qui dobbiamo fare riferimento ad un aspetto legato appunto agli orari di lavoro. Vorrei il contributo adesso di Bonanni Caione, perché ritiene appunto che anche da questo punto di vista bisogna ripensare un po' il tutto. Prego, avvocato. Grazie. In effetti il Covid è stato un momento, il periodo pandemico più che il Covid è stato un momento nel quale abbiamo ripensato all'improvviso il nostro modo di, non solo di stare insieme, ma anche di lavorare insieme. Diciamo che il periodo pandemico ha sdoganato un paio di concetti importanti. Il fatto che non abbia bisogno di tenerti qui vicino e di controllarti, perché in realtà riusciamo ad andare nella stessa direzione, a lavorare insieme anche se siamo in posti completamente diversi. Questo ci ha consentito di immaginare la vera azienda del domani, perché la vera azienda del domani non è più quella che sta dentro le quattro mura, con dentro i beni e i lavoratori tutti lì nello stesso spazio fisico. Pensiamo poi al metaverso, questa considerazione la potremmo allargare all'infinito, però l'azienda del futuro è un'azienda nel quale lo spazio è necessariamente espanso, l'azienda tende a coincidere sempre di più con il territorio nel quale si trova. Questa è una riflessione che
diventata molto più credibile questa affermazione dopo il periodo del Covid, perché abbiamo visto quanto era vera. Abbiamo visto persone lavorare addirittura da Reggio Calabria a Milano all'interno dello stesso progetto imprenditoriale. E questa è stata una cosa importante. Altrettanto importante però è non fermarci a questa affermazione, perché in realtà quello che noi abbiamo vissuto è una accentuata remotizzazione del lavoro, che non è lo smart working, perché lo smart working ci chiede di fare un passetto in più, ci chiede di andare appunto a lavorare per obiettivi. Quindi non è tanto il fatto di lavorare più o meno ore in un posto piuttosto che in un altro, ma è il fatto di lavorare per raggiungere un obiettivo, quindi il tirar fuori quel che una determinata prestazione lavorativa deve portare come valore. Quindi non ti pago per il tempo che tu passi seduto sulla sedia, ma ti pago per il valore che mi porti. E questo non c'entra niente con quello che abbiamo fatto durante il periodo pandemico, perché è un passo in più. In realtà che sia ancora da fare lo dimostra anche il fatto che di recente abbiamo festeggiato come avveniristiche alcune negoziazioni aziendali che parlavano di settimana lavorativa di 4 giorni piuttosto che di 3,5 piuttosto che di 4,5. Ma in realtà quello, lo schema è sempre il vecchio schema. È sempre una prestazione lavorativa misurata ad ore, semplicemente si dice quello che facevi in 5 giorni adesso lo fai in 4. Però non cambia il modello, il nuovo modello è un modello nel quale non c'è bisogno di dire 3, 4, 5 giorni, perché quel che si condivide è quel che deve succedere, cioè l'obiettivo che si deve raggiungere. Vero è che questa recentissima mini rivoluzione delle 4 giornate ci dice anche un'altra cosa, che il contratto di lavoro non è più la sede nella quale si discute esclusivamente dello scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, ma è una sede nella quale entrano in gioco valori molto più ampi. Il contratto di lavoro è il posto dove si incontrano le istanze sicuramente imprenditoriali, ma anche le istanze di realizzazione della persona, del lavoratore, e quindi dobbiamo leggerlo in maniera molto più ampia rispetto al passato. Decisamente, questo mi dà la possibilità di passare la parola a Bonasia, perché abbiamo fatto riferimento ad un tema in cui entra in ballo il digitale, che governa inequivocabilmente le nostre vite, non solo lavorative, e quindi chiedo a Bonasia come il mondo digitale si rapporta con la leadership. Sì, prima di entrare nello specifico mi fa piacere ricordare che nel libro Dalle ore lavoro alle ore valore, scritto insieme a Luigi Di Giosafatte nel 2016-17, quindi 5 anni fa, è passato già un sacco di tempo, pensavamo all'evoluzione futura come un qualcosa che sarebbe avvenuto in 10-15 anni. La pandemia l'ha fatta avvenire in 10 giorni, per cui a volte accadono eventi che cambiano completamente il corso. E quindi questo evidentemente, con la presenza del digitale che nella nostra vita quotidiana, basti pensare al tempo che ciascuno di noi passa con lo smartphone, se fai i controlli settimanali si accorge di quanto delle 2 o 3 ore al giorno, se non di più, si passano con quello. E questo poi ha modificato completamente anche quello che sarà il presente e il futuro delle aziende, perché ci sono dinamiche come l'IoT, l'Internet of Things, dove praticamente le macchine producono dati ma anche comportamenti che si modificano in funzione degli algoritmi che le governano, e quindi evidentemente i processi che prima erano gestiti unicamente dalle persone oggi sono gestiti sia dalle persone ma anche dal digitale. E qui si pone veramente un tema cruciale, perché che ci ricorda il tema della leadership, perché ci deve essere un equilibrio fra umano e digitale. Se viene meno questo equilibrio, il rischio che si corre è che le persone perdano identità, perdano percezione del proprio valore, del proprio contributo, in quanto diventano, non dico schiavi, ma comunque subordinati alle macchine e subordinati al digitale. Allora, il leader che si trova a vivere questo cambiamento di contesto, anche tornando al concetto di prima del come fare, immaginiamo di un leader che debba gestire una riunione con un gruppo di collaboratori e prima li vedeva, ci parlava, riusciva a trasmettere la sua energia, li contagiava col suo entusiasmo. Nel momento in cui questi collaboratori sono uno a Reggio Calabria, l'altro a Milano, l'altro a Forlimpopoli, è evidente che lui li vede sugli schermi, non ha più la possibilità di arrivare con le emozioni
perché il video purtroppo le stoppa, te le rimanda. Allora cosa accade? Che cambia completamente la logica, che lui si deve preoccupare non più di parlare lui, ma di far parlare loro per essere sicuro che siano lì, presenti, contributivi, coinvolti. E allora deve cambiare la sua dinamica, se prima era quella di indirizzare, di fornire spunti, temi, obiettivi, risultati, deve essere quella di spostare l'approccio dall'alto verso il basso, al basso verso l'alto, chiedendo loro di contribuire, di suggerire, di proporre, di sottolineare, di far capire. In questo modo lui ha la percezione di quello che sta avvenendo. Poi c'è tutta una problematica anche di tipo tecnologico. La telecamera, come ti inquadra? Se sei posizionato con uno schermo che ha gli occhi bassi, se riesci a guardare il puntino luminoso in modo tale che ti vedano come se li guardassi negli occhi. Cioè c'è tutta una dinamica anche tecnologica da costruire per riuscire a pilotare questo discorso. Da ultimo, il leader deve avere una consapevolezza del suo ruolo anche in termini di come sta cambiando. Quindi i processi tecnologici devono essere governati e lui deve essere consapevole di quello che accadrà e di come governare questo cambiamento tecnologico. Non solo, ma anche le nuove figure manageriali che stanno emergendo, un manager dell'innovazione. E qui mi viene sempre bene ricordare un meraviglioso proverbio che io trovo solo nel dialetto abruzzese e che non trovo in nessuna delle altre lingue che ho incontrato o conosciuto: fatte camenare la coccia. Cioè vuol dire proprio che l'innovazione, la gestione del cambiamento nasce da questo spunto proprio di pensare avanti, di anticipare, di guardare al futuro. E allora machine learning manager, cioè manager che governa questi processi con cui le macchine dialogano fra loro, e quindi avere il data scientist, una figura professionale che riesca a gestire tutti i dati e quindi a fornire tutte le informazioni che ti permettano di capire i fenomeni, di anticiparli. Cioè esistono nuovi profili professionali e il leader deve essere un po' il regista di questo nuovo film, che riesce a coordinare i ruoli, le persone, le situazioni, sempre nell'ottica di bilanciare digitale e umano. Perché se perdiamo di vista questo equilibrio, le cose si metteranno molto male. Buonasera, grazie per il contributo e soprattutto anche per questa sottolineatura dialettale molto gradita. Grazie mille, non saprei, giustamente avendo origini straniere, ripetere con tanta fedeltà. Passo la parola alla nostra Antonioni per capire nel nostro territorio queste dinamiche come vengono interpretate. Più che un tema di territorio è un tema di management, nel senso che lavorando con aziende abruzzesi e non, mi sento di dire molto serenamente che ci sono aziende che hanno imparato molto da questa digitalizzazione, diciamo, improvvisa e non hanno nessuna intenzione di tornare indietro, perché magari hanno riscontrato che i numeri sono stati comunque eccellenti, che il lavoro e la produttività non ne hanno risentito e quindi con coraggio perseguono su questa strada. Altre aziende che invece sono rimaste un po' turbate da tutto questo cambiamento e man mano stanno cercando di riportare le persone in azienda. Qui mi piace citare la sindrome del dentifricio, nel senso che qualcuno ha affermato che il Covid ha generato una sindrome con questo nome, nel senso che quando una cosa poi è accaduta, ha preso forma e ha generato così tante conseguenze, è molto difficile tornare indietro. Sappiamo benissimo che quando il dentifricio l'abbiamo premuto non riusciamo più a reinserirlo nel tubetto, quindi questa visione rende, penso, molto bene il fatto che questo cambiamento, che ormai è entrato nelle vite di tutti, perché ha stravolto anche le nostre vite ovviamente, sarà molto difficile da ignorare. E probabilmente un'altra cosa che ho riscontrato è che molte aziende che stanno cercando di riportare le persone in azienda o che non prevedono il remote working hanno anche problemi nella selezione del personale, nel
trovare persone disposte ad andare a lavorare per loro. Lo smart working, lo vediamo oggi anche nelle piattaforme di matching, domanda offerta di lavoro, è una delle caratteristiche più ricercate, una delle parole più ricercate dai ragazzi che oggi, dai disoccupati che oggi appunto sono in cerca o di un'occupazione o di una nuova occupazione. E in questo senso, visto che abbiamo ancora una manciata di minuti a disposizione, lei ci può dare degli input che possano essere utili sia ai manager, ai leader, ma anche a chi si approccia al mondo del lavoro in un momento storico, mi piace sottolinearlo, che è veramente molto difficile? Ma la mia testimonianza non può che essere di coraggio, nel senso che nella nostra azienda abbiamo sperimentato subito l'home working e lo smart working era già nelle nostre corde, nel senso che la delega, l'autonomia facevano già parte dei nostri processi organizzativi. Probabilmente in questo momento il mondo ci sta chiedendo di avere coraggio, cioè di delegare, di rendere le persone più autonome, di credere di più in quelli che sono i risultati che possono portare, perché sicuramente potremo anche pagare un prezzo iniziale perché abbiamo bisogno di settarlo il meccanismo della delega, perché significa comunque crearsi solo delle aspettative sul risultato e non sul come questo risultato viene raggiunto. E sicuramente due persone non agiscono nello stesso modo per raggiungere lo stesso risultato, no? Però siccome confido molto nel detto abruzzese, penso che le persone hanno bisogno di essere lasciate libere di pensare come raggiungere un obiettivo e sicuramente nel giro di breve potremmo ricevere delle bellissime sorprese. Bonanni Caione, lei prima asseriva, cioè annuiva, io mi chiedo, questa collaborazione orizzontale non potrebbe essere percepita come addirittura un elemento che va a creare distorsioni all'interno di una organizzazione? Siamo pronti culturalmente per accettare tutto ciò senza dopo innescare eventuali contenziosi o problemi tra leader e ovviamente lavoratore? In realtà io credo che il tema sia centrale e irrinunciabile, nel senso che noi siamo all'interno di un meccanismo di competizione globale, all'interno del quale le aziende italiane, se vogliono continuare a competere, devono trovare un modo per diventare più produttive. Posto che dal punto di vista dei costi noi abbiamo pochissime leve da toccare, abbiamo un costo del lavoro che è altissimo, abbiamo costi energetici alti e via discorrendo. L'unico modo che abbiamo per rimanere competitivi a livello globale è quello di cambiare il modo di lavorare, per cui questa scommessa, che sicuramente nel breve periodo porta del contenzioso, sicuramente nel breve periodo porta delle difficoltà, perché come tutte le rivoluzioni, sicuramente nei periodi iniziali ci sono dei meccanismi da settare, come diceva anche Lisa. Sul lungo periodo è irrinunciabile, non si può tornare indietro, non si può non cercare di vincerla, perché se no il rischio è quello di non riuscire nemmeno a recuperare quei meccanismi di backshoring, cioè il fatto che alcune produzioni stiano tornando ad essere fatte sul nostro suolo nazionale, perché comunque non le possiamo fare come le facevamo 20 anni fa quando sono partite, le dobbiamo fare in maniera diversa, perché se no non tornano. E quindi, al di là del fatto che ci possano essere dei rischi sul breve periodo, a mio modo di vedere, la scommessa va comunque, la partita va comunque giocata con queste nuove regole. Ovviamente concordo, era una domanda con scopo giustamente provocatorio. E chiuderei con Bonasia un appello ai manager, ai leader. Concludendo quello che diceva Bonanni prima, è anche un modo di cambiare il lavoro. Prima si lavorava per compiti, per funzioni, per posizioni, per cui uno aveva un ruolo assegnato, eccetera. L'organizzazione orizzontale invece ti porta a lavorare per progetti, dove c'è un contributo di più persone che mettono in gioco la propria esperienza, la propria capacità di innovare, a volte anche con persone inesperte. Se vuoi fare un progetto innovativo, spesso è più utile chiamare un giovane che non sappia nulla di quello che si fa, perché ti porta dei pensieri fuori dagli schemi, che chi è affezionato a delle modalità, delle logiche che hanno funzionato nel passato, vuol continuare a fare.
Invece il giovane ti porta un qualcosa che ti sconvolge e dici ma come, non ci avevo pensato, ma come facciamo, ma non è possibile. E allora invece delle obiezioni si tratta di costruire, quindi avere questo lavoro per progetti che a volte non è neanche detto che debba sostituire completamente la struttura per funzioni. Deve essere affiancato, le stesse persone che fanno le funzioni, l'amministrativo, il marketing o quello che è, partecipano a progetti innovativi che altrimenti non sarebbero tutelati, non sarebbero garantiti in termini di risultati, perché nessuno ha il tempo da poter dedicare, visto che dobbiamo fare in quest'altro modo. Nell'appello ai manager che lei chiedeva, io molto brevemente suggerirei in tre parole: pensare, fare, relazionarsi. È importante come bilanciare il tempo dedicato della nostra settimana lavorativa. Quanto tempo dedico a pensare, e per un manager non dovrebbe essere meno del 10-15%, quanto tempo passo a relazionarmi, e qui non meno del 40%, per il fare resta un 40% che è anche troppo. Per cui ci vuole proprio un focus su questa capacità di governare il proprio tempo, che è la merce più preziosa che abbiamo a disposizione. Decisamente. Grazie per i vostri preziosi contributi, quindi io non posso che salutare i nostri ospiti, Andrea Bonanni Caione, ancora Claudio Buonasia, Elisa Antonioni. Grazie. Ringrazio per la parte tecnica Danilo Cinquino in regia e Francesco Berardinelli per quanto concerne le riprese. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata.